Claudio, una domanda, scusami. Dei lavori già fatti, le cartelle che sono sul computer con tutte le foto, eccetera, le posso cancellare? Tanto le vedo lo stesso, no? Quelle del dischetto. Su una cartella separata tutto, serve proprio per quello. Una volta che tu hai fatto il filmato, l'hai riguardato, hai fatto le correzioni che volevi fare, scancelli il progetto su studio e cancelli anche la cartella relativa. Se non ci hai importato qualche cosa che ti possa servire a salvare da un'altra parte, tipo una musica che hai scaricato che ti garba, te la metti nella musica tua, o una foto che hai modificato, te la metti dove, al posto di quella magari che ti è venuto meglio, capito? Cioè, se c'hai da salvare qualcosa, levalo di lì, metti più che c'hai il salvataggio di quella roba lì, e poi cancella tutto. Ok, va bene. Ma ti puoi spostare un attimo? Non ti vedo la testa, ti vedo il muro là. C'avevi un'altra domanda? Appena è sul lavoro, nel senso che io sto facendo un lavoro, mi senti? Perché c'ho il microfono, non lo so, mi dice Sento tutti quelli che sono qui, meno è te. che... Allora, mi senti? Vai. Allora, io sto facendo un lavoro e ho un testo che deve scorrere e ho provato, ma mi va a scacchi. Allora ho dovuto farlo a pezzettini, a frasi, cioè ho rimesso lo stesso sfondo e ho fatto a pezzetti. Come mai mi fa a scatti? Una cosa lunga non la prende? In un testo lungo, in basta, Il dovrebbe testo andare lungo, no, dovrebbe prendere, soltanto che non riesci a gestirlo bene, a farlo fermare quando ti pare, o okay, che, però il testo te lo deve prendere così. Ok, tutto. Perché vabbè. quando poi lo fai scorrere e lo vedi tutto, magari non lo vedi direttamente lì, però. Sì, ma mi dà un po' dei problemi perché Pinnacle dà un po' dei problemi. A volte si blocca, a volte. Perché io diciamo il più lungo lo so, ma una mezza pagina ci dovrebbe entrare alla grande, tanto di più non lo so, Ma onestamente. vabbè, io ascolto, ho fatto lo stesso sfondo e ho fatto dei pezzetti, così mi sono arrangiata a quella maniera. E funziona Vabbè, uguale. è un modo anche quello, sì. E Vabbè. anche 18. Sì, c'è anche 18. Lavoro un po' su quello e su quell'altro, dipende. Se lo fai sul 18 è più facile Sì, e va bene. problemi di lunghezza. Poi quando arriverai ai titoli, poi ti spiegherò perché ora, va bene. Allora, l'altra volta si era visto tutto quello che c'è qua sul cima e si era arrivati qui, che però questo qui è il cuore un po' del programma. Abbiamo cominciato a vedere questo, la personalizzazione della barra, l'impostazione della timeline e della visualizzazione, quello che dicevi della sonorizzazione che è questa qui, e la musica. Ora questo è un comando che dovrebbe servire a creare dei brani in Smart Sound, è una cosa un po' particolare. A casa mi si apre una finestra strana, va a cercare, si collega su internet, fa delle cose strane, lasciatelo perdere. Anche perché su questo programma qui, non so come mai, ma esce dal programma. Lasciatelo stare, non è che serve a molto. Questi sono i titoli. E titoli, ma mi sembra si è arrivati qui. I titoli li vedremo perché sennò è praticamente un incontro intero perché c'è tanta roba. E questa qui è la registrazione. Si è detto che quando si fa una registrazione, lui chiaramente utilizza il microfono chat, cioè, fisso che non ce l'ha, non funziona. Se è un portatile usa il suo, in questo caso sta usando quello della telecamera e funziona, perché se do la registrazione, nel momento in cui lo fermo, se mantengo la registrazione, lui mi crea una traccia voce, l'unica traccia che serve solo per l'audio.
tutte le altre possano accogliere sia video che foto che audio. Questa qui serve solo per quello, ma in realtà comunque questo sì, dovrebbe essere quello che ha registrato in diretta. Vediamo un po', mi sa che cosa dice. Un momento, ora era molto basso perché chiaramente va regolata la voce e tutto quanto. Questo qui però è un file a sé stante che lui mette in libreria e si può spostare e mettere da un'altra parte. Quindi diciamo questa linea di montaggio qui normalmente non si tiene, anche perché io per esempio utilizzo un altro sistema, può essere utilizzato addirittura ora un telefonino tranquillamente. Intanto all'inizio dovevamo avere le cuffie con il microfono qui, ma sono mono, quindi viene abbastanza risonante, sono è brutto. Per cui io mi ero organizzato con un registratorino, quelli che si usava prima, stereo, quelli, e mi consente prima di tutto di leggere con calma, senza stare a guardare. Scusate, dimmi Augusto. Ma se c'hanno da fare di là non ci danno, no? Sì, va bene, va bene. Sì. Ti sento malissimo, comunque va bene, dai, c'è problema. Sì, noi ci siamo fin qui, va bene. Ciao. Vengono per la Zaia. La due a vedere la eravamo rimasti. L'audio registrato. Ecco, sì, dicevo. In questo modo, sì, in questo modo, e ora si può fare tranquillamente anche con un telefonino, si porta sul computer i file come se fossero foto o cose, e poi si posizionano dove si vuole e ci si può lavorare, e poi vedremo come effetti e tutto quanto. Poi questo lì naturalmente, come ripeto, ora è una panoramica dei comandi. Poi dopo li vedremo di volta in volta cosa c'è da farci. Questi qui sono i marcatori. E i marcatori, ora qui non mi metto qualche cosa in più. I marcatori sono quelli che servono per fare. Ora appunto sono. Nella posizione del cursore, se si mette i due marcatori, si può evidenziare una parte di filmato. E poi vedremo, in questo caso qui si può fare le operazioni di blocco più avanti, però poi al momento, diciamo, per incominciare, uno comincia a lavorarci, diciamo, più o meno a profano, possono essere usati più che altro come segnale per ricordarsi che lì ci deve essere messo la cosa. Poi io onestamente non credo di non averlo mai usato, perché quindi c'è l'inizio, la fine e poi questo invece è importante. Scusa, ma l'evidenziatore è quella parte che è chiara o quella che è bianca? Quella che vede in chiaro. Quella chiara, ok. Se fai un salvataggio di blocco, ti salva quel pezzetto lì. Però, ripeto, io non ho mai usato. Questa qui invece è importante, è la taglierina. La taglierina, chiaramente, su una fotografia non ha senso, perché la fotografia si può scorciare, allungare o scorciare semplicemente trascinando nel bordo. Ma se invece è un filmato,
sarà proprio filmato. Sì, voi ce l'hai passata. Diciamo che sono salano, io da parte senza selezione. Questo è un filmato lungo e io posso in qualsiasi punto tagliarlo e eliminare una delle parti, ma posso anche tagliare e eliminare una parte interna, che è una mossa o qualsiasi cosa. Quindi questo qui è un comando molto importante. Questo qui è il cestino, serve, sì, serve, però il cancio funziona nello stesso modo, è la stessa cosa identica. Questo qui invece è un'altra cosa, fa un'istantanea, chiaramente anche qui la fotografia non ha senso, però questo qui fa un'istantanea del film filmato. Se io, qui ho questo... questa immagine qui e la voglio, posso o la voglio usare per usarla nel filmato, o la voglio perché non ce l'ho nelle fotografie, ce l'ho nel filmato e posso buttarmi la cosa. Con questo qui io riesco a fare un'istantanea. L'istantanea è una fotografia a tutti gli effetti. Io da qui, poi da, al momento che mi appare qui, cliccando con il pulsante destro, posso vedere intanto dove me l'ha messa in scuola di sorte, perché a volte se c'è tanta roba non è che appare in questo modo, ma va fino in fondo, quindi però da qui si può vedere dove l'ha messa. Ma si può anche aprire nell'editor dei media e quindi praticamente portarla sul computer e tirarla fuori come se fosse una foto. Con la risoluzione del filmato, e poi naturalmente con un programma di ridimensionamento si può fare questo. Guarda, è una foto che è un JPEG, cioè JPEG perché all'inizio è impostata per salvare le immagini JPEG e le mette, c'è una cartella sua, e anche questo qui è una cosa magari ogni tanto dargli un'occhiata, perché a me è capitato a volte di averci poi il computer pieno, non capisco cosa c'è, e poi scoprì che c'è 100 immagini che lui si è messo lì e che nessuno ha mai capito. Beh, non ti chiede dove la vuoi mettere. Non ti chiede dove la vuoi mettere. Dove ti pare la lì. La mette dove hai impostato all'inizio. C'è un'impostazione. Sì, esatto. Io ho detto, lasciate stare le impostazioni lì, perché in questo modo si trova abbastanza bene. In ogni caso, da qui... quando te clicchi lì sopra con aprire il leggere dei media e ti fa vedere, ti sape la fa vedere il percorso che fa. Quindi leggere dei media non ne abbiamo ancora parlato. Leggere dei media è del computer. Si può la cartella dove lui sa, lo chiama editor di media, ma è la cartella su gestione risorse dove lui apre le scritte. Ma che differenza c'è tra mostra in esplora risorse? Dunque, mostra in esplora risorse. Aprire nell'editor di media se l'apre, mostra in esplora risorse. Ti lo fa vedere dov'è, dove l'ha messo, e ti fa vedere. Questo ora perché purtroppo, scusate, non è un po' diverso da quell'altro, però è così, non è storia diversa, si fa vedere dov'è e poi a qui già ce n'è parecchio, perché ecco qua, questo PC, questo utente, user, documenti, Pinnacle, istantaneo. Cioè, conviene lasciare dove mette lui, perché c'è una cartella istantanea. Se si va su questo percorso qui, e quindi su documenti, Pinnacle, c'è tutte le cartelle, c'è i progetti, c'è il programma, c'è le istantanee, eccetera. Dunque, questo qui l'avevo messo lì perché non serviva, poi in realtà poi serve anche lì. Questo qui è il marcatore, ecco, questo qui è proprio niente, segnala soltanto un punto. Io magari sto guardando il filmato, vedo che lì c'è un qualche cosa che
vorrei rivedere o chiarire o metterci qualcosa, ancora più importante, metto un segnale e ecco, questi tre qui, questo, mi dovete studiare ogni tanto, ma ti dico il 23. Il 23 ce l'ha di sopra, infatti l'altro giorno non li trovavo, perché sono qui. Questi servono anche a un'altra cosa, perché se si, se si usa un filmato come questo qui, che è abbastanza lungo, e vado sul sorgente, io lo vedo da qui, lo vedo dalla libreria, non quello che ho messo di sotto. Io questo posso anche toglierlo, se sto qui vedo sempre questo filmato qua. No, niente, per questo bisogna che poi lo veda con calma, perché dovrebbe essere sulla timeline, lo fa vedere sulla sorgente, no. Vabbè, che quella è la porta, non è la distanza, no, no, è un'altra cosa che anche ti dicevo, qualche differenza tra il 23 e il 18 c'è, il 23 è molto più semplice, questi tre comandi sono lì, quando si clicca su questo non va via tutto, ma qui sotto ci resta i comandi come se fosse un video del giocatore. In questo modo si può selezionare però, questo. L'immagine che c'è da su è una foto, è distaccata, non è distaccata questa parte prima. La ultima impostazione, sì. Oh, allora sì, ora mi torna. No, c'era più grande. Allora, qui ho la possibilità di lavorare sul video, sull'audio o sul video. E posso, utilizzando questi, che sono la stessa cosa di questi, far scorrere il filmato fino a un certo punto, dove mi interessa. Mettiamo qui, metto l'inizio, poi vado avanti, faccio continua a fare. Faccio in questo modo. A questo punto io posso importare soltanto questo pezzetto lì. Scusa, quindi io posso lavorare sull'audio nel senso. Anche sull'audio. Sì. Mi lavoro sull'audio nel senso che se c'è una registrazione mi vengo dei pezzi di accorso, eccetera. Dopodiché mi posso scegliere la scelta di scorrere e prendere. Nel momento in cui con questo comando qui. Ma che fare scorrere? Posso prendere i pezzetti che mi interessano, sì, e più lungo e montarli navigato dove ho messo l'audio. Esatto. E posso, a questo punto qui io posso importare soltanto quel pezzetto lì. E poi posso prendere, ma pezzetto, per esempio, se dal pezzetto che vedo te. Questa è un'altra cosa, questa è un'altra cosa molto bellina che mi trovate poco preparato, perché io non mi uso assolutamente. Quando l'ho portato sotto, lavoro su quello lì, ci lavoro tanto bene. Lo faccio scorrere, non mi pare. Taglio, cancello la parte prima. Per cui però si può fare anche questo. Prendo, per esempio, se ho un'immagine, sto facendo uno spazio diverso, mi passa e sono un gruppo di turisti, chiaramente mi rovina il pezzetto del filmato, me la taglio, quindi prendo un pezzo e da qui posso no, da qui non tagliarlo, da qui posso prendere un pezzetto non filmato che mi interessa e importare solo questo. E poi, da, e poi da sotto no, da sotto io lo faccio scorrere. Taglio, lascio passare. Castiglioncello dalle origini. Taglio ancora e poi sconcello.
Noi usavamo un sistema diverso, nel senso che anziché portarsi tutto il tessuto in firmato, io arrivavo già per tessuti, che erano sì, ma è più complicato, lì è molto più semplice. Tutto lì lo faccio scorrere, lo vedo bene. Quindi siamo a questo insieme. Quindi questo è un segnalino, praticamente, per cancellarlo. Questo qui serve a modalità di ritaglio. Anche questa è una cosa che io non uso quasi mai, cioè quello di non aver mai usato. Mi fa vedere, mi incasina tutto, mi rimpicciolisce la libreria e mi fa vedere le cose che ho in modo tale, ma per cui io consiglio di non usarlo. Questo è la mentre questo sì, questo lì andrebbe tenuto sempre chiaramente questi comandi qui, cliccandoci sopra si attivano, cliccandoci nuovamente si disattivano. Questo qui serve per avere le transizioni a lunghezza dinamica, sempre nella regolazione iniziale del pannello di controllo si dà la lunghezza agli elementi che si portano giù. Quindi per default lui dà 3 secondi per le fotografie, 1 secondo per le transizioni e così via. Possono cambiare, perché 3 secondi per le fotografie sono poi, bisogna sempre tenere almeno 6 secondi. Ma le transizioni 1 secondo va anche bene. Con questo qui, tenendo applicato questo qui, le transizioni si possono modificare sulla linea di montaggio per la lunghezza che si vuole. Quindi è una cosa che posso dire. Non questo la allungare anche per trascinamento. Sì, anche per trascinamento. Però se questo qui ti consente di modificarlo direttamente. Non lo piano io, sennò... Se ce l'hai 3, vengono tutti e 3 uguali. Se fai l'ondulazione. Fai? L'ondulazione. Fa una, io lavoro su una per una. Se te ne metti più di una... Se fai tutte insieme. C'è modo di farlo, però quello è un altro discorso. Ah. Se te metti la transizione sulla prima sì. E ti va bene, ora vedi, me l'ha messo, ho questo attivato, lui me l'ha messa in qualsiasi tempo, non di solo. Se io poi seleziono questo e seleziono la penultima che voglio, dove voglio mettere la transizione, poi vado qui sulla transizione iniziale, clicco col pulsante di destra, qui ci viene scritto transizione, ho attivo, sostituisci in base a, se ce ne voglio mettere una di quelle strane che ci sono nella libreria, ondulazione invece, lui mi mette, me le mette tutte uguali. È un discorso che i puristi dicono, ah! Però quando c'è le fotografie, tante fotografie, una transizione di un secondo, non di più, anche di meno, però di un secondo, non si vede praticamente nulla e rende più fluido, più dolce. Questa è la mia impressione. Praticamente da lasciarvi la sua. È una via di mezzo, ho sempre detto che le transizioni vanno usate poco. C'era anche tu in passato, purtroppo non è più con noi, che era assolutamente no. Ora, è anche vero che tante volte, magari, a seconda del tipo di montaggio, non ci stanno bene. Se ho un montaggio veloce, come quello che a volte, non so se vi ricordate che avevo fatto io la chiusura del Vietnam, c'è una musica molto, molto veloce, molto ritmata, sì. Le fotografie devono cambiare bruscamente. Allora, no, ma è l'unica volta, se no è comunque questo si fa. Se gli lasci il suo te le fa di un secondo. Io le metto di un secondo. No, ma lui? No, te le metti. No, quando l'hai messa una, io l'ho messa ora a casa, no? Poi ci vai sopra, clicchi sempre su transizione e vai su monta. Se te clicchi su transizione quando non c'hai nulla di selezionato, si apre un'altra finestra su transizione, ma c'è questo, monta, copia, elimina e sostituisci in base a quel copia. Io vado su monta, mi si apre una cartella e posso
quindi mettergli la lunghezza che mi pare. Era più piccolina, questo video. Ora non c'è. Se vai a vedere, sì, si vede, per l'amor del cielo, c'è. Però, mi piace. oltretutto, poi in questo caso, proprio il caso in cui va applicata, dove tra le due foto c'è parecchia differenza. Per cui sarebbe uno stacco piuttosto lungo, in questo modo no, non è male. Questo qui è un'altra cosa importante, è legato un po' al comando che c'è in fondo, che vedremo dopo, però è una calamita. Cosa succede? Se io vado, inserire in qualsiasi elemento, diciamo una foto spazzina, se io la porto giù sulla linea di montaggio, non particolarmente vicina, lui me la mette per conto suo e ci resta uno spazio vuoto. Gli spazi vuoti sono drammatici, non si può salvare, si vedono, va in nero. Quindi bisogna postarlo. Posso tagliare gli spazi vuoti anche, Come? o per sfruttare si può tagliare lo spazio vuoto. No, spazi vuoti non si taglia. No. No, ma si elimina semplicemente Spostando. spostandolo. Però, spostandolo, se questo comando qui non è attivato, può darsi che non funzioni benissimo. Perché se io spingo troppo, ecco, vedete? Me l'ha messa addosso e mi ha tagliato un pezzettino di film. Se io invece non spingo abbastanza, magari mi ci resta, considerate che lui fa 25 fotogrammi per secondo. Se mi ci resta due fotogrammi, non lo vedo. Però c'è un buco. E il buco lo vede, perché intanto la transizione non si va. C'è comunque un'interruzione che magari si può vedere o non vedere, però c'è. Quindi è pericoloso. Allora cosa succede? Se io attivo questo, e questo lo ripeto, secondo me, questi tre qui vanno sempre tenuti a tutti e tre attivati quando si Come lavora. sono la calamita e prima? La temporizzazione delle transizioni, la calamita è questo che vediamo subito dopo. La calamita, quando arrivo vicino a avete visto? L'ha tirato e azzera tutti i quindi questo va con questo. Questo invece è quello che mi attiva la possibilità di modificare il volume e va insieme a questo. Quando io apro questo e quindi mi si apre tutta la possibilità di modificare le tracce audio, però ho anche questo lì attivato. Se io non tengo attivato questo, non riesco a lavorare sulla traccia audio. Anche se questo è aperto, invece attivando anche questo va sempre tenuto attivato, io posso modificare la traccia audio come voglio. E poi vedremo che serve più che altro se stiamo lavorando su un filmato, cioè su audio. Normalmente è difficile che posso usare l'audio della telecamera. Specialmente se sono fermati fatti all'esterno, il rumore del vento, il rumore che ci sono rendono praticamente inutilizzabile. Però può essere una conferenza, la cerchiosa del tempo. Però magari c'è dei momenti in cui c'è del rumore, c'è delle cose che si possono vedere, quindi si può intervenire su quello e mettere d'altra parte, se invece io levo l'audio della telecamera, se aggiungo un audio mio, metto una musica, devo interrompere la musica, con questo qui posso fare tutto quello che voglio, però anche questo sarà una lezione ovviamente. Questo qui, anche questo non serve, lasciatelo perdere, è lo scrubbing audio. Praticamente quassù io ho la possibilità di regolare la velocità del filmato. Cosa succede? Se io vado veloce, l'audio mi sparisce. Con questo l'audio mi resta, ma non serve a nulla, perché se vado piano,
Ma c'è la possibilità che questo programma di regolare anche la velocità dell'audio? Dell'audio, sì. Sì, sì. Però bisogna andarci pianino pianino, poi lo vediamo con la sonorizzazione, ma bisogna stare attenti perché con niente si deforma il suono. Però è transvisuale. Comunque no, però c'è il problema che normalmente, senza questo comando qui, se io modifico la velocità del filmato dell'audio, non mi va, cioè se modifico la velocità di un filmato che ha l'audio, mi va via l'audio, non lo sento. Con questo lo sento, però lo sento come è, quindi se è veloce sarà molto alto. Io vorrei, se ci riuscirò, perché mi ha è fatto di vostro, la teoria è una cosa, magari un'altra per me, io vorrei continuare a lavorare con tracce diverse, cioè prima fare una traccia audio e poi... quello per poco. Quindi se posso usare anche la eventuale registrazione anche sull'audio, perfetto. Sì, ma... io credo che non avevo mai usato, utilizzo molto quello lì, anche più di due tracce audio, perché magari in qualche momento, anche se è danneggiato, anche se è disturbato, così mi può servire di sentire l'audio della telecamera, se c'è una cascata, se c'è dell'acqua al collo. Però nel frattempo ho anche il commento e ho quindi devo regolare i volumi. Ma non tocco la velocità, regolo soltanto i volumi. Per esempio, io ho un servizio che è un minuto preciso per un telegiornale. Il telegiornale successivo mi dice 54 secondi. Ah, ho capito, sì. Si può fare, però, mentre il video regge. Un 10-15% di modifica di velocità che può reggere. L'audio è basta pochino per deformare. Comunque lo vedremo poi nei comandi che ci sono, c'è la possibilità di modificare la velocità del filmato e quindi dell'audio, o dell'audio solo. Questo è importante. Se ci si clicca sopra, sa questa finestrina qui e ci sono tre icone. Questo mi dà la priorità di lavoro. Praticamente, io fino ad ora ho sempre lavorato con questa freccia qui in orizzontale. In questo caso è la modalità sostituzione. Se io prendo un quarto sacco e lo porto dentro, e lo metto sulla linea di montaggio, lui automaticamente me lo mette dove ho il cursore, ma mi sposta tutto quello che ho sulla destra in avanti. Quindi cosa succede? Non perdo nulla, però se ho fatto un qualche cosa nell'audio, quindi c'è un audio che non mi sposta l'audio, quindi mi va fuori sintonia tutto il resto. E allora cosa si fa? Si può usare quest'altro sistema, che è la freccia rivolta verso il basso. La freccia rivolta verso il basso, invece, è in sostituzione. Se io lo stesso foto la porto giù, lui non mi sposta tutto quello che ho detto, ma mi taglia quello che c'è subito. Questo bisogna vedere cosa... Io personalmente lavoro sempre la freccia rivolta. Esatto. Io utilizzo sempre la freccia orizzontale, utilizzo quella in basso quando sono da fare delle modifiche e ho un progetto corposo che ha audio messo in determinati modi e non posso muovermi, però poi devo stare attento, devo chiaramente scegliere cosa voglio levare per metterci qualcosa di nuovo. E devo stare attento a non lasciare spazi, perché questo qui non me lo sente più, si va sopra, la calamita non funziona più. Quello in cima non si usa, perché è la bacchetta magica, fa lui, pensa lui. Fa bene,
Sì, ho capito, non lo sai come lo fa. Lasciamolo fare, poi si guarda, è fatto bene, ci dice bravo, se no si manda a quel paese e si fa ascolta, lasciatelo perdere quel pure lavorato, la freccia orizzontale sempre, la freccia verticale se ci avete a fare delle modifiche e non volete modificare quello che c'è. E conviene fare questo discorso. Dunque, qua quasi un fondo, qui si è detto ci sono le linee di montaggio. Le linee di montaggio non si è detto, vabbè, c'è la possibilità di bloccarlo, c'è un grafico dell'audio. Cosa vuol dire bloccarle? Bloccarle. Non ci puoi lavorare, se c'ho diverse linee di montaggio già pronte. Posso averci questo lì, posso averci un audio, sì. Io posso lavorare su queste lì e questo non mi viene toccato, questo non lo posso, non ci metto. Questo può servire, in particolare, se io faccio separa audio, cioè ho un filmato che ha l'audio, si divido l'audio dal video, questi mi restano collegati. Allora, per poter lavorare su uno dei due soltanto, devo bloccare l'altro. Cioè, se io blocco questo, posso lavorare sull'audio. Veramente, se io blocco l'audio, posso lavorare su questo. Quindi questo mi serve. E potresti andare a sostituire una foto, per esempio. Certo. Pure per esempio quando devi tagliare qualcosa, che se no ti tagli anche il sotto. Beh, quello dipende da cosa hai selezionato. Ah, sì, no, beh, ma se non lo selezioni non te lo tagli. No. No, se te c'hai, prima di dire, c'hai questo tutto sì. Io voglio tagliare soltanto questo. Ecco. Ammetto che io so qui, se io seleziono questo solo, io mi taglio questo solo. Non me lo taglio. Ma se uno cosa no, no, piccolo, questo è l'audio, ma se no, esatto. No, a me mi sembra tagli tutto, no. Anche di solito. Se io sono così, se io seleziono questo no, vedi però, bisogna stare attenti, no, ho capito cosa dice. Quando io seleziono questo, un altro video che c'ho sotto mi seleziona anche quello, allora lo taglia. Ma se te quello sotto PGCTRL e lo deselezioni, lui ti taglia soltanto quello sopra. Sotto non te lo do. Io ho sempre bloccato, l'ho sempre tagliato, forse perché non... Però c'è la freccia in giù. Ma perché non accorgevo che c'era la selezione anche sotto, non so. No, lui si taglia quello che è selezionato. Ah. Se non è selezionato, quello sotto non te lo taglia. Allora. Poi vabbè, qui c'è il solito grafico di vetto che prende tutto e qui c'è la barra del tempo. La barra del tempo, nella barra del tempo c'ho il cursore per spostarmi all'interno, velocemente all'interno del progetto. E c'ho questo qui che è la scala. Non mi cambia il tempo, però mi fa vedere più o meno grande gli elementi che ho subito, certo. Come l'hai selezionato, scusa? Te lo fa vedere più grande. Sì, come fai? Dunque, ci vai sopra, quando vedi la freccia diventa quest'altro segnale, clicchi il pulsante di sinistra e poi sposti. Verso destra si rimpicciolisce, verso sinistra si rimpicciolisce, verso destra si rimpicciolisce. Se faccio una clip, per esempio, abbastanza breve, di 20-30 secondi, è compatibile con altri formati? Nel senso, posso mandarla per email, per WhatsApp? Vabbè, quello dipende dalla dimensione. Sì, è piccolina. No, dalla dimensione globale. Se non è piccolina, fai in alta definizione, può darti che sia pesante. Ah, questo si vede quando si salva. Poi. Però può essere mandata... Nel salvataggio si può scegliere la risoluzione che si vuole e c'è una risoluzione adatta anche al profilo.
Ok, io direi che più o meno i comandi sono questi. Gli altri poi sono tutti in più e li vedremo con un pochino più di calma. Ora, allora, vediamo un po' d'ordine. Non è una cosa semplice, mi sono obbligato di giusto. Aspetta, da prima a fare così. Vedete, lui si può andare indietro quanto si vuole, eh? Allora, andava bene in quel modo. Scusa Claudio, ogni volta che io apro, mi senti? Ogni volta che io apro Pinnacle, no? Mi viene tutte le librerie di prima. Per eliminarle, come faccio? Mi viene le librerie e le foto dei lavori di prima, che io non voglio, non mi interessano più perché Del 18 o del 20? di tutte e due. Elimino il bin di progetto, se devo eliminare. Cose diverse. Sul 22 hai i pin di progetto. Chiaramente anche il pin di progetto, una volta che hai finito il progetto, va cancellato, no, ti resta lì. Il 18 è uno dei difetti che c'aveva, che se ne stai attento ti carica tutto in gestione di risorse. Se però hai fatto come si diceva prima, la prima cartella, c'hai tutta la roba della cartella e l'hai divisa per i manuali, fotografie, cose. E qua su in cima, c'è dov'è? Queste immagini pubbliche. Se io ci clicco sopra, vedi, mi si rimpiccioliscano. Ecco, le porto tutte al solo titolo. A quel punto io posso semplicemente, vediamo un po', qualcosa non serve, andare su questo qui e scancellarlo. Non so, ora Ah, cosa sono. ok, cancello tutte. Seleziono tutte, poi fai o qui o cance. Lui te le dovrebbe levare. Ok, vabbè, ci Ma provo. Perché mi danno noia, ce n'ho tante, capito? Non capisco più niente. però se no, al limite, comunque, se è qualcosa che pensi ti possa servire, lo lasci, ma lo lasci in questa forma lì. Perché io qui posso usare solo questa, e mi sape solo questa. Capito? Va bene, ok, grazie. Ma Claudio, io non ho capito. Se io ho la roba nella libreria, basta semplicemente che elimini la roba che ho nella libreria e io Certo, però se non la elimino vuoi, se pensi ti possa servire, quello la riporti in questo formato qui, non ti dà noia in questo che mi resta nella libreria così. modo. Ti resta tutto nella libreria, però vedi solo quello che vuoi vedere. Se io Mi voglio resta vedere le questo. immagini pubbliche, questo cartello così. Questo Tutte, non serve a le nulla. porti così e le lasci in questo modo qui. Se poi lo vuoi levare, lo levi. Però vanno levati, non lo levi di qui, cioè non ce la fai a levare il blocco. Devi entrarci dentro, selezionarli tutti e dargli cance e levarli. Non so se mi sono spiegato. Sì. Io ce l'ho sulla libreria, nella cartella che Le ho fatto. selezioni e poi fai elimina selezione. Qui Sì. ti dice se si uno li Nuovi, vuoi sì. scancellare solo qui. O Sì. anche dove l'hai, e quindi attenti che le scancella su gestione Certo, risorse. Comunque, sì. Ci dice dove. normalmente viene solo dalla libreria, alcuni te le fa scancellare perché sono di base, ok, però normalmente riesci. Però ripeto, se te c'hai sempre il progetto lì attivo e non l'hai ancora scancellato perché pensi di poterci rimettere le mani, ok. Lo riporti vicino, sì, non ti dà no. Allora, si è detto. Dove ho visto che ha messo lì quelle scritte che ha messo, cosa c'è scritto?
Dove? Dobbiamo chiedere il consiglio di Cima, no, questo qui praticamente è il titolo della cartella dove è stato preso la roba. Ah, ok, quindi sono cartelle. Sono cartelle. E si può riportare al solo titolo, in modo tale che non dia noia se sto lavorando su qualche cos'altro. Invece deve essere tutte le mani. Certo, andandoci sopra poi si riaprono tutto. Qui sono cartelle, quelle che vengono create da noi. Sì, allora, questo qui è nella cartella, fa il collezione di immagini di movimento e lui tutto quello che c'è anche nella cartella non fa vedere. Allora, si è detto. Ma queste sono le immagini che servono per tutte le mani. Le foto, ma le foto, il video, l'audio, tutto. Naturalmente qui vedo solo quello che ho selezionato. Se io vado qui e salgo sull'audio, fa vedere solo l'audio. Però in quella tela lì. Ora sto sulle foto, ecco, e qua si è detto. Ho due modi di portare gli elementi sulle linee di montaggio. Abbiamo detto, quando si incomincia, si lascia sempre una linea di montaggio vuota che ci può servire per fare le schizze, per fare i titoli, per fare il titolo. Si lavora sulla seconda. Cioè, questo non è obbligatorio, però è quello che consiglio io nella cosa più. Ma non è che sia un problema, perché al limite. Da qui, portando il pulsore sul primo pezzetto e con il pulsante di destra, io posso inserire una nuova traccia, quindi lo posso fare anche dopo. Però è una questione d'abitudine, io preferisco tenere. Per portare gli elementi sulla linea di montaggio si può fare o per trascinamento, cioè io ci clicco sopra col pulsante di sinistra, lo porto giù e la metto dove voglio. Oppure posso portare il cursore dove voglio mettere quello che mi pare, selezionare una linea di montaggio, vedete è più chiara, se io seleziono questo, selezionare l'elemento che voglio importare e da qui posso portarlo lì. Tutti e due i modi vanno bene. Non ci sono. Qual è la differenza tra i due? Io lo trascino perché in quell'altro modo c'è da fare due comandi, cioè da selezionare e poi andarlo a mettere giù. Nell'altro caso quindi e porti giù. Per me fa giù. Ecco, vedete, lì c'è una delle cose per cui può servire l'ampliamento sotto. Qui è successo un po' di casino. Se io allargo, vedete c'era un pezzettino. Lo taglio, sto allargando, riesco a vederlo, lo taglio, lo elimino e poi posso mettere il taglio. Allora, poi, per quanto ora siamo qui a fotografia, lo stesso discorso vale assolutamente identico per il file, per il video. Porto giù e lo metto dove mi pare. Poi, a questo punto vedete che ci sono delle cose piuttosto diverse. Intanto nel momento in cui si incomincia a fare un filmato bisogna ricordarsi che il sistema mi va sulle dimensioni del primo elemento. La prima foto che ho messo è a 4 terzi, il progetto è in 4 terzi. Se io lo voglio fare diverso devo andare sulle impostazioni e modificarlo da qui. Lui mi è andato soltanto il quarto pezzo perché è il primo elemento, però io lo voglio fare in 16 nomi, lo faccio in 16 nomi, lo applica e lui me lo mette in 16 nomi. Chiaramente dalla parte di sopra non ci viene difficile perché lo schermo si trascorre. Allora, io però mi fermerei lì perché cioè, ditemi voi, se io vado a cavanti, non ho problemi. Allora, magari vediamo come si fanno le foto.
Cioè, normalmente le foto sono... Le foto sono di 4 terzi e i filmati sono 16 macchine. Sono creative. Esatto. I 4 terzi sono le macchine pubblicate più specifiche che c'è nel settore 4 terzi e quelle vengono per forza da 4 terzi. Poi io con le macchine posso dividere quale... Anche io, però le foto sono 16 nomi, poi sono... Se uno le stampa, dimensioni di stampa, 16 nomi c'è. No, cioè il 13 no, per 18 è un quarto di fino a un quarto terzo. Cioè, 16 nomi comunque vengono tagliati. Non è che la sopra e sotto della tana. Cioè, sì. Ecco, qui si vede bene, cioè, no? La foto è 4 terzi, il filmato è impostato su 16 nomi, ci sono due bande laterali. Come si leva? Molto semplice. Se si va, si seleziona l'elemento, si clicca col pulsante di destra e si apre questa finestra. Qui c'è un ridimensionamento, qui ci sono tutti i comandi, tutto quello che posso fare molto rapidamente su quell'elemento. Il ridimensionamento serve proprio a questo, cioè io posso adatta. Lui mi porta una delle dimensioni, la dimensione più piccola dell'arca intera, però mi manca dal palo. Oh, perché la fa in modo proporzionale, non è che la stira. Esatto. Se io faccio invece rientri, lui mi va sull'altra dimensione e... mi fa un 16, no, però me la ha fatto una zoomata, ha fatto una zoomata centrale, ma ha fatto altro. Guardate, non la deforma, vedete la parte lì di cielo, se io faccio quel cerchino lì. Sì, certo. Faccio una domanda, scusa. Una volta fatto questo, io posso gestire questo... Dicevo, questo è il sistema più veloce. Però posso fare in un altro modo. Sempre cliccando sul pulsante destro. Scusate. 23 dipendenti. Cliccandoci sopra due volte... Vado sull'editor di media e c'ho pane zoom. Allora, domanda, questo editor lo posso scegliere io quale utilizzare o forza, cioè posso dirvi io nella preferenza di dirvi come editor utilizzo? No, l'editor me l'ha preso. Poi scelgo se voglio fare, in questo caso voglio fare il panel zoom. No, cioè, ma lui ti dice che c'è proprio il programma, l'editor. È quello che è all'interno di filmator, esatto. Oppure lo posso usare anche no, il programma. No, è questo qui. Poi lo vedremo, perché se questo qui è abbastanza ampliato. Lo posso fare se vado sulla porta, me la porto nel programma. Tutte queste cose lì nell'editor di me. Queste sotto, cioè cliccando due volte sull'elemento, sia filmato che fotografia, mi si apre questa schermata lì. Da qui io posso scegliere, metto una transizione, è assurdo perché si mettono direttamente sulla linea di montaggio. L'editor di media che mi dà queste possibilità qui, potenziare, regolare, ritagliare, raddrizzare o occhiare. Il pane zoom mi dà due sole possibilità, statico e animato. Gli effetti, che saranno tutta un'altra serie, sono tutti qui, ma quelli li vedremo più avanti, perché li cominciamo a questo. E ho la transizione in uscita e il solito discorso in serie. In realtà quello che serve sempre di più per movimentare l'immagine è il pane zoom. Il pane zoom statico. Faccio quello di prima, però se io il cielo voglio vedere, semplicemente il ritaglio lo porto sopra. Mi sento il solito, però mi sposto, però posso farlo anche animato. O se si vede un'altra volta.
Ma io ve l'ho chiesto a voi, dipende da voi. D'altra parte questo, però la prossima volta si può cominciare, quello che si diceva, a fare un filmato. Comincia a portarlo giù e a... Che bella questa foto che è. Ma è una foto... Non rispetta tanto i famosi terzi, però la camera... da come tagli anche. Le foto mi erano lì. E cosa mi metto? Sono già pronte un ricordo. Sì, anch'io. Sì, ma anche per un altro motivo, perché in particolare quando si va al giro non si usa un elemento solo per fare le foto, perché ci sarà qualche foto che sia rimasto sul telefonino perché nel momento non c'è la macchina fotografica. Io ho due macchine fotografiche perché a seconda di dove vado ci tengo. Qualche foto si fa anche la telecamera, ma in modo c'è anche le finte. E quindi per forza devo farlo prima e mettere tutte insieme, rinumerarle tutte, in modo tale da avere. Non è facile. Io no, non ho fatto nulla e non nulla. Ma con l'occasione vado un po' a produzione. No, è così che si fa. Anche la un vizio, un bel vizio che mi ha dato tanto, prima non ci facevo caso. E che ora mi dà tantissimo fastidio con la foto storica. Mia, ma ci sono tutti i sistemi. Sì, però va utilizzato. Io quando faccio le funzioni di quadro, e poi dopo devo montare quelle foto per insegnarti di costruire, no? Io le faccio la mia, poi ce l'ho, lavoro con Camera Roma, praticamente sta a me. Avete visto che la pizza c'è anche lì. Ma perché devo andare a stare qui? La foto deve essere già stata raddrizzata prima. Poi la voglio stampare, la voglio diritta, la voglio natura. Comunque, diciamo, questo romanzo qui, che la prossima volta si vede una soluzione, no? È quello che ci consente di movimentare le foto, quindi di creare il filmato dalle foto. Perché con l'animato si può muoversi all'interno della foto facendo un vero e proprio filmato. Questo lo vedremo la prossima volta. No, ho capito. Con una foto sola? Sì. Ah, cioè faccio... La moto? La moto è la grande. Come se ci avessi la mano della moto. Nella prossima puntata. Ciao. Alla prossima puntata. Ciao. Insomma, riuscire a... c'è qualche domanda? Una volta siamo molto interessati. Questo qui è quello che ha fatto nascere questo corso. Perché Pozzolini ha chiamato immagini in movimento, perché lui ha cominciato con le foto, poi gli stavano strette e ha voluto provare e praticamente era nato per creare un filmato dalle foto, quindi ne ho messo all'interno delle foto. Io ho un pair di foto. Certo. Mi sono messo l'altro giorno a pulire un po', perché ho 52 giga di foto. Ma intera sono 1000 giga. Sì. Perché poi c'è una piantissima. 1000 giga. C'è un... Ma guarda, 2050 foto. E poi vai in discesa, ma... La mia, tutta mia, tutte mie, neanche ve ne hai molti. Sei... Delle parti... Ho fatto a guardare tutti, ci vogliono. Ci ha voluto un mese. Un mese, ma in un mese ce l'ho avuto tutto sistemato in fila. Non è per me, diciamo. Ciao, quando sei stato filmato, se io ci voglio mettere i titoli davanti, quindi creo un po' di spazio. Il modo 4 10 e 16 9 rimane sempre con quella prima fotografia. I titoli vogliono se metti un titolo di quelli sua sì, no. Quando ce l'ho scritto come c'è sì, diversi no. quelli già pronti montaggio e titoli sì. Ah sì, se ci metti questo anche questo ti prende. E come sono loro? Eh? Che formato sono? Sono 16 9 o 4 pezzi?
Questo è un... No, sembrerebbe... Che dici no? Allora se io davanti c'ho una fotografia... No, il titolo dovrebbe mettere come hai selezionato te. Ah, no, quello ti devo andare prima. Se lo metti prima, ti prende il formato di come ce l'ha lui, lo sai. Se invece gli lascio lo spazio... Se batti, sì. No. E poi ce lo metto dopo... Mi si riferisce alla freccia lì, puoi sempre metterlo davanti, non c'è niente, sì. Non ha ancora fatto niente sotto. Però se io lascio lo spazio, che conta è sempre la fotografia. Ovvio, lascia lo spazio perché poi dopo lo devi chiudere. Sì, c'è la voce. Ma lui dice, se ci porti, ti fai pronto. Vabbè, insomma, ora poi c'è anche invece se quello normale scrivi, c'è formato. No, quello. Se gli ho lasciato lo spazio, E questo tipo di qui non si possono tagliare questo tipo, né tagliare né modificare. Il suo è questo? No, tagliamo o puoi tagliare? E nemmeno accelerare o che fare. No, lo sai perché questo c'è un passaggio, una fotografia, la metti ma non la vedi. Mi sembra la creo la allora la due. Volevo sapere se ti avevi trovato un marchingegno per farla vedere. La rimetti dopo perché non posso. Quella la fatti. Quello che avevo trovato io la rimetto e la metto. Per ogni lingua. No, quello lì. Metti quattro volte. Ma vedi uno, due, quattro. La devo la fa bene. Però allora, io ce ne metto una da dire, la metto alla pagina conseguente. No, ma c'hai su tutti i libri, vedi? Sì. Apertura poi segue a. Sì, sì. Metti questo e ti metto un'altra. Sì, sì. Infatti faccio quella che ho detto nella prima volta. La metto e la pagina conseguente. Ah, sì. Basta. Basta. No, bisogna anche rispondere alle domande di quelli che lavorano. Scusa, puoi diffondere quello che avete detto? Ma no, allora, no, no, quello no. No. Il concetto è questo. Super titolo preconfezionale. Scusa. Super titolo preconfezionale. Nell'apertura ci vanno quattro volte. Quando poi te lo vai a aprire. È una cosa specifica. Sì. No, quando no, 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 ci sono già fatti, se no non capisci. Ci sono dei titoli già pronti, che te li puoi prendere? Anche movimentare un album che si apre, per esempio. C'è un difetto, che se sono prendendo quattro fotografie con il modello lì, la terza scappa veloce e non la vedi. Cioè, allora mi chiedeva, come posso fare? La filmata sulla prima, la sulla seconda e poi va su. La terza allora ce ne sono anche stessa, se può far vedere qua c'è la possibilità di mettere comunque passare 22 e fallo che bello questo però quasi allora chi è che ha portato la terza io ho il famoso fantamorto vieni questo sì che mi ho un po' dovrebbe no, le fa Riccardo che c'è un programma non lo so, penso che sì però non si copia si paga let's try non lo so Ah, non so, non so. I miei primi 10 anni. A quello del tipo? Vedi la facoltà.
Il pallivolto l'ha fatto. Fatto questo è un altro programma. Questo? Questo. Dimmi che cos'è, perché loro non lo sanno. È il la fusione delle immagini di sequenza. È un programma diverso, non quello che io fa, che il professore fa, il dottore ci aveva fatto vedere, ma c'era non l'ha fatto nessuno. Cioè, ha girato, ha girato ultimamente il mattino, che da Gorilla passa alla slide. Vabbè, diciamo a una politica italiana. Certo. E ho fatto questo programma lì. Quindi, se loro lo vogliono vedere, non lo vogliono vedere. Passato un attimo. Come mai ha preso la dire? È la prima cosa. No, allora c'è a quattro casino. Anche perché se la persa era bellissima, era bellissima, se l'avevi persa, se la persa. No, non l'ho perso. Ma come mai è andata a finire? Andiamo, devo prendere quell'attimo. La prossima volta. La prossima volta. Ma fa che con le c'entrato qualche altro. L'ha fatto da sé questa. E va a vedere cosa c'è lì. C'è quello lì. Certo, lo vedo un attimo, per tante volte, no. No, no, se tante volte l'avevo messo in mezzo, il dietro c'era quell'altro, si chiamava. E allora ve lo fa vedere quest'altra volta. Eh sì. Avete visto che si può portare anche un filmato già fatto? Io ora ho preso il filmato che ha portato lui e l'ho portato sia nel montaggio. Non si vede nulla perché... Però è una cosa molto strana. È andata a finire un altro clip. Allora vi faccio vedere un'altra cosa, vediamo un po' di no. Ma ce l'hai per conto suo? Sì. Ha messo una chiave aperta. No, mi faccio vedere. Questo è, guarda, allora questo, Anita, il primo, è una cosa privata. Sono delle fotografie fatte a una bimba di amici miei che... Vabbè, ve la faccio vedere. È privata. È privata, non è da pubblicare. No. Che bella.
È un po' lunghina, perché è pensata per lei, per la famiglia, non per il pubblico. Infatti ho detto, più che altro, a me è piaciuta come idea, un book da fare a un nipote, a un figliolo,
È una cosa privata. No, l'ho copiato male quello lì. Ho capito. Allora, lo faccio vedere. Io invece quello che mi sembra di aver capito, volevo far vedere un filmatino a giro. Sì. È un po' vecchiotto, però. Il lungo viaggio di ritorno inizia con il traghetto dall'isola di Mijajima all'imbarcatero sulla baia di Hiroshima. Al mattino eravamo tutti presi dalle prime immagini del santuario dedicato al dio del mare, Itsukushima. Al ritorno ci rivolgiamo dalla parte opposta, la bella costa dell'isola e la città in lontananza. Più avanti iniziamo anche a vedere gli allevamenti delle ostriche, che ho potuto abbondantemente assaggiare ai banchetti di cibo da strada sull'isola. Mancava solo un bel fiuto di bollicine. Quindi, appena sbarcati, la seconda tappa in bus fino alla stazione dello Shinkansen, il treno proiettile che ci riporterà ad Osaka. Passando veloci, vediamo anche una foresta di bambù. Al solito il tragitto si snoda veloce tra distese infinite di città e tratti di linda campagna. Con anche una deliziosa veduta del fantastico castello di Himeji dalle vetrate della stazione. Quindi la completamente ricostruita Kobe, distrutta il 17 gennaio del 95 da un sisma di magnitudine 7.2. E ancora una volta siamo ad Osaka. L'albergo è il solito di 3 giorni fa. Dopo un po' di pasticci con i bagagli, che per andare a Hiroshima avevamo lasciato qui e che non si trovano, un'ultima occhiata alla città caotica che si vede dalla finestra della nostra camera. Una singolare curiosità. Ad Osaka la popolazione diurna, limitatamente al centro cittadino, è di circa 3,7 milioni, ma la notte scende a 2,6 milioni di abitanti. Quindi di giorno è la seconda città del Giappone per numero di abitanti, di notte scende al terzo posto. Per inciso, con le città satelliti raggiunge 17 milioni. Quando sono da parecchio tempo salvati, intanto fanno. Adesso, grazie al gioco dei fusi orari, siamo partiti poco dopo le 10 di mattina ed arriveremo a Bologna alle 18.30, inseguendo così letteralmente la luce del sole.
All'inizio costeggiamo il Giappone verso nord per raggiungere la rotta polare. Dopo un'ultima occhiata alla terra del Sol Levante, ci trasferiamo quasi sulla costa del Mar Glaciale Artico. Quel gran genio del mio amico. Il volo è quindi interamente diurno e ciò ci consente una vista particolarmente suggestiva di queste lande desolate dove spiccano i fiumi che serpeggiano ancora coperti di ghiaccio e grandi canyon innevati. Alzandolo un po' e non picchieresti in testa, così forte no, e potresti ripartire, certamente non volare. Ma... solita tappa a Francoforte, poi un breve volo fino a Bologna, quindi l'ultima tratta in auto fino a casa, dove arriviamo dopo poco meno di 30 ore di viaggio. Senza per questo cadere nelle tue paure. In tutto questo tempo ho avuto modo di ripensare alle immagini viste, dalle emozioni provate, che nella mia mente scorrevano già vivide in chiusura di questo diario firmato. Come sempre, accompagnati dal Conte partirò Bocelliano, come augurio, fino ad oggi ha funzionato benissimo, di tante nuove avventure in giro per il mondo. In una stanza quando manca il sole, se non ci sei tu con me, su le finestre. Mostra a tutti il mio cuore che hai acceso, chiudi dentro me la luce che hai incontrato per strada. Con te partirò, paesi che non ho mai veduto e vissuto con te, adesso sì li vivrò con te. Partirò su navi per mari che io lo so. Sogno all'orizzonte, mancano le parole. E io sì, lo so che sei con me, tu mia luna, tu sei qui con me. E io sì, tu sei qui con me, con me, con me, con me. Con te partirò, paesi che non ho mai veduto e vissuto con te, adesso sì li vivrò con te. Partirò per mari che io lo so, no, no, non esistono più, con te io li rivivrò, con te partirò
pezzoncino di più, ma questa è la chiusura, quindi c'è qualche cosa di diverso. Ma un posto, un filmato, a volte anche due. Oppure si può fare una via di mezzo. Io ho fatto proprio, io ho fatto per l'anno scorso, che le direttamente che sapevo fare, non ho idea di non farlo, io non ce la faccio. Parte una gita in qualche modo e parte un avvenimento. Anche quest'anno non poteva mancare una scappatina in Valtellina. Certo è un po' lontano, siamo sui 500 km, ma non possiamo farne a meno. Tutte le volte è un po' come tornare a casa dopo un lungo periodo. Magico canto e sull'altalena ritorno a sognare. E durante il viaggio ripenso a quante volte siamo venuti quassù. La prima volta 47 anni fa, tante volte, in estate o in inverno, per festeggiare nascite, compleanni e qualche avvenimento meno lieto. Sui folti capelli, la statua di cera s'allunga tra i fiori, folletti. Abbiamo visto nascere Fabio, poi Nadia, poi intorno a Ferragosto i suoi compleanni. E ora siamo qui anche a festeggiare il compleanno di Alice, la terza generazione di amici montanari. Mi viene il dubbio di essere un po' invecchiato, ma... Eccoci qui, prima escursione a Livigno, tutto ok, una giornata bellissima, con la temperatura giusta, perfetta dopo un'estate così calda. Peccato che la benzina costi quasi come da noi, per il resto tutto ok, riusciamo a fare anche tutte le spese che avevamo programmato. Si perde una donna, un grido al mattino. Alla sera, ospiti di Elena e Fabio, a Ponte in Valtellina. Stupenda la vista da uno dei migliori ristoranti del paese, ma ottima anche la cena. Affettati da sogni e finalmente, a noi non riescono, gli shat, le polpettine di formaggio, di cui vado matto. La seconda puntata a Livigno va meno bene, nonostante che oggi sia una delle ultime giornate dell'Alpenfest, giorni in cui i livignaschi recuperano gli animali dagli alpeggi e sfilano per le vie del paese con mucche, capre, pecore, cavalli e quanto altro, tutti infiocchettati e con tanto di musica, oltre ai figuranti vestiti con abiti tradizionali. Per queste immagini mi sono aiutato un po' anche con YouTube, perché... Amor vegli una mattina, per la strada che ho incontrato, in agere che andava al mercato. Che bel faccio, che rizzoli, che bella tu seta, le agere. Se la gente è tuo paese, e tu bei compagni di ti, te garantisci che vieni a cammini. Che bel faccio, che rizzolin, che bella tu seta, le nagere là, le nagere là. Che bel faccio, che rizzolin, che bella tu seta,
when I get her love. Dicevo perché ho attinto a YouTube. In effetti, perché oggi non va così bene. Non possiamo vedere bene la festa, né passeggiare un po' per il corso, ma subito dopo mangiato dobbiamo rientrare piuttosto velocemente. Sembra impossibile dopo la giornata di ieri, ma oggi nevica. Beh, non è che attacchi e si scioglie prima di toccare terra, ma siamo a 6 gradi e per noi fiocca piuttosto bene. Dopo un ulteriore invito, questa volta a cura di Nadia e Gianni, con seguente visita presso la premiata gelateria da Valentino, resta il clou del nostro soggiorno in quel di Valtellina. Tanto per cambiare siamo ospiti, questa volta alla baita dei genitori di Gianni, per festeggiare il primo anno di Alice. Già che ci siamo, scrocchiamo anche un passaggio da Carla, essendo personalmente un po' preoccupato per la strada, che invece si dimostra abbastanza agevole, tranne la larghezza, si passa anche con gli specchietti aperti, e gli ultimi 300 metri che sono intorno ai 45 gradi. Del resto è uno dei bracci del Mortirolo, passo reso famoso dal giro ciclistico di Tappa. Footsteps catch me, am I really dying? Abbia, e il posto è veramente bello. La giornata da cartolina, un sole splendente con la temperatura che all'ombra si fa un po' freschina. Credo che siamo sui 1500 metri e la vista sulla valle è superba. La compagnia è allegra e confusionaria, con un mare di bimbi che si scatenano sui prati curatissimi e si fanno scorrazzare da nonno Stefano con un vecchio... Il pranzo poi è veramente luculliano. Nonna Marta, con una vera e propria sfacchinata, si è data da fare moltissimo. Dagli affettati alla polenta con lo spezzatino, fino a dei succulenti coteghini e un mare di formaggi da indigestione. Pomeriggio, poi ancora un'allegra confusione fino al festeggiamento vero e proprio del primo anno di Alice, un compleanno importante con palloncini colorati, torte e spumanti. E non mancano i regali, che suscitano un po' di gelosia per gli altri bambini, ma che Alice osserva un po' stupita con i suoi occhioni e l'immancabile sorriso. Auguri a te, tanti auguri Alice, tanti auguri a te.
guarda, ma cosa sto facendo? Aspetta che risoffiamo sulla candelina perché si aspetta, perché siamo fuori. Hai visto? Tanti auguri! Alla mia Alice, tanti auguri! Andiamo a vedere, guarda. Ma è un disastro! C'è anche una simpatica torta per Gianni, per il suo primo anno da papà. Chiudiamo poi con Alicia che inizia già a apprezzare ed usare qualcuno dei regali. Molti mari e fiumi attraverserò, dentro la tua terra mi ritroverai. Turbini e tempeste io cavalcherò, volerò tra i fulmini per averti. Meravigliosa creatura, di averti accanto, occhi di sole mi bruciano in mezzo al cuore. Amo la vita meravigliosa. Luce dei miei occhi brilla su di me, voglio mille lune per accarezzarti, pendo dai tuoi sogni, veglio su di te, non svegliarti, non svegliarti ancora. Meravigliosa creatura, di averti accanto, occhi di sole, mi tremano le parole, amo la vita meravigliosa. Meravigliosa creatura, un bacio lento, meravigliosa paura, di averti accanto all'improvviso. Ma ormai siamo in fondo. Domani con un po' di tristezza riprenderemo la via verso sud e ripercorreremo la lunga strada fino a casa, fino alla nostra Toscana, dalle montagne al mare, incominciando già ad aspettare con ansia i prossimi incontri. Anche se, non sono parole mie, ma di Helen Kessler, una delle gemellone tedesche, i veri amici non saranno mai distanti, forse nello spazio, ma mai con il cuore. Viaggio sulla presenza degli ultimi, si vede che è presente degli ultimi. Come? Arrivano bravo gli ultimi. Ah, questo è l'anno scorso. Sono le cose. Sono un po' di loro. Non l'ho portato in giro. Questo è stato il vedere che mi sarà bene, anche se ti viene, stai a vedere. Questa è quella del Giappone. Era un po' più fatto più immagini fatto in quella mano. Cosa io cioè questo tipo di filmato non è che mi sa, non è che mi interessa tanto. A Francesco, quale? Chi è che mi interessa? Non è certo. Ciao! Chiude! Ciao a tutti! Ciao, buona giornata! Ciao!